ragazzi, guardate un po' chi è finalmente pronto a scendere in campo. Vediamo un po' se mi ricordo ancora come si fa. L'ultimo periodo, tra quarantene di vario genere, infortuni e tanto, forse troppo, tempo per pensare, mi ha obbligato a guardarmi dentro e ha avviato una sorta di processo di introspezione che mi ha portato a cercare di risolvere alcune delle questioni più alla base, diciamo, della vita di un essere umano. Chi sono? A che punto sono? Dove voglio arrivare? Ma anche riguardo al ruolo che la fotografia gioca nella mia esistenza e di conseguenza anche quindi al mio processo di condivisione qui con voi. Diciamo che ho messo a dura prova tutte quante le fondamenta, a partire dalla mia passione per la fotografia fino appunto a questo canale YouTube. È stato come una sorta di tornado che mi ha tirato dentro e non mi ha lasciato scampo in nessun modo. Questo video è il risultato di un anno e passa ormai di autoanalisi che sentivo di dover condividere qui con voi. Burnout mentale e creativo. Da marzo 2020 in poi la quarantena ha colpito duro e mi ha dimostrato che per quanto forte mi credessi mentalmente ad affrontare un periodo del genere, in realtà basta veramente poco per spezzarmi e non credo di essere stato nemmeno l'unico. Terminato questo periodo, in realtà la situazione non è decisamente migliorata, sia fisicamente che mentalmente. Diciamo che essermi rotto il piede insieme a infortuni vari qua e là, con un conseguente stop di 2 mesi che poi sono diventati 4, non mi ha assolutamente giovato e per certi versi ha dato il colpo di grazia. Ero partito con l'idea di un'estate post laurea davvero, davvero incredibile, che era stata già pesantemente mutilata in partenza, e la sensazione di essere incatenato e di star perdendo tempo ha cominciato a dilaniarmi internamente. Mi ero fermato, letteralmente, e in una società e in un meccanismo, ovvero quello dei social, che non contempla la pausa, non contempla il momento di riflessione, il rallentare, cominciava a maturare in me una sorta di sensazione di inadeguatezza rispetto al posto in cui mi trovavo. Ho approfittato di questa battuta d'arresto per prendermi una pausa dai social, cosa che in realtà faccio molto spesso, ma ciclicamente i social, questo meccanismo, creano delle condizioni che a un certo punto mi fanno implodere ed ero davvero fuso, non riuscivo a trovare idee, non riuscivo a essere creativo, non riuscivo ad avere lo spiglio giusto per mettermi e fare. Insomma, non riuscivo a trovare una quadra nel caos che i social portano all'interno della mia vita e che cresce fino a far innescare definitivamente la miccia che poi fa deflagrare il tutto nel momento in cui mi rendo conto che c'è qualcuno là dove invece vorrei essere io e che questa epifania mi coglie alla sorpresa, soprattutto nel momento in cui io sono disteso a letto con un rettangolo che mi illumina la faccia. Ecco, avevo decisamente bisogno di una pausa per riorganizzare le idee, rimettermi in bolla e sì, avevo bisogno di una pausa. L'erba del vicino è sempre più verde. Il buon vecchio Theodore Roosevelt diceva: "Comparison is the thief of joy". Ho sempre avuto dei grandi problemi nel confrontarmi con gli altri, diciamo i miei colleghi, quelli che fanno più o meno la mia stessa cosa e quelli che rappresentano ciò a cui aspiro. E come dicevo prima, i social non facilitano assolutamente tutto ciò. L'erba del vicino è sempre più verde e per quanto possa essere semplice, questa verità nel mio caso è maledettamente difficile da accogliere, interiorizzare e poi far sparire, in quanto è pressoché inutile, ma è un processo difficile per quanto mi riguarda. Ho sempre cercato di camminare nelle scarpe di qualcun altro o di seguire la traccia che altre persone lasciavano davanti a me, senza mai avere realmente il coraggio di crearne una mia. E questo deve cambiare, e in fretta. Il problema delle etichette. Come naturale conseguenza di ciò, nel mio ragionamento anche molto malato a riguardo e morboso, ho sempre voluto tentare di etichettarmi all'interno di una zona di comfort, se vogliamo chiamarla in questo modo. Sebastiano Chiari, fotografo paesaggista, mi dava abbastanza sicurezza e da un lato è stato anche un incredibile aiuto perché mi ha dato un indirizzamento preciso e ben delineato che mi ha permesso di crescere anche molto in fretta, credo. Dall'altra invece mi si è rivoltato un po' contro perché mi ha incatenato all'interno di una nicchia dalla quale volevo uscire, mi sentivo stretto, ma non riuscivo a trovare il coraggio di fare quel passo. E questo si è delineato, diciamo, in svariati modi. Mettevo sempre la buona
riuscita fotografica e videografica prima dell'esperienza stessa e, come dicevo in altri video, avevo smesso di andare in montagna per il piacere di andare in montagna, ma semplicemente per l'obbligo autoimposto di dover e voler produrre un contenuto da poi pubblicare qui su YouTube o su Instagram. E questo non è assolutamente positivo. E infatti dopo la quarantena è stato davvero rigenerante aver messo in pausa da parte la fotografia e il video ed essermi concentrato solamente su il piacere di andare in montagna ed essere riuscito a tornare per i sentieri anche come una sorta di terapia per staccare la spina e fuggire dalla normalità senza per forza sentire il dovere di produrre un contenuto di qualunque tipo questo fosse è stato davvero incredibile. Questo non vuol dire che io abbia completamente abbandonato il tutto. La fotografia e il video comunque rimangono un mio modo per vivere appieno la montagna. Sono parte integrante del mio voler esplorare e raccontare questi luoghi e soprattutto restano uno dei miei metodi preferiti per riuscire successivamente a rivivere quelle esperienze, a ricordarle, ma hanno appunto assunto un ruolo molto più introspettivo e di memoria rispetto che di mera condivisione. C'è tutta una parte di fotografie che non condivido, che nessuno in termini di social vede e che invece è intimamente rappresentativo di che cosa per me significhi e che ruolo giochi la fotografia all'interno del mio voler ricordare e voler raccontare. E questa cosa forse non sono mai riuscita tanto a trasmetterla all'interno dei video ed è una di quelle tante cose che ho realizzato nell'ultimo periodo. Il potere del voler raccontare. Una cosa però l'ho capita appieno. Il motivo per cui ho aperto il canale YouTube e sono per certi versi ancora qui davanti alla fotocamera a fare l'ennesimo video di riflessione, diciamo, in merito a questo è semplice. Sento il bisogno di raccontare qualsiasi cosa sia. La mia storia, il mio amore per la montagna, la mia passione stessa per la fotografia, per il video, sono tutti stati motori che hanno portato ad aprire questo canale YouTube e che hanno portato alla creazione di questi video, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, non voglio pormi limiti, non voglio incatenarmi, non voglio chiudermi all'interno di binari che so che prima o poi saranno troppo dritti e che mi porteranno a deragliare. E questo sarà un po' il trend che vorrò dare da qui in poi a questa ennesima iterazione del canale, che si chiama Sebastiano Chiari e non Fotografia di paesaggio con Sebastiano Chiari. Forse questa cosa non mi è mai stata troppo chiara. Con alla base un mantra ben preciso. Fai quello che ti senti di fare, come vuoi farlo e quando vuoi farlo. Il che è uno shift non da poco, che necessiterà un periodo di assestamento, che personalmente non so quanto durerà, sia da parte mia che anche da parte vostra, perché sì, il cambiamento potrebbe essere forse un po' troppo radicale per il tipo di contenuti a cui vi ho abituato e che molto probabilmente state aspettando. Però, secondo me, ne varrà la pena, perché sono genuinamente convinto di voler mettere me stesso al 100% all'interno del racconto che voglio creare qui sul canale. Il che, sì, aprirà porte a contenuti secondo me diversi, più personali, però per cui spero varrà comunque la pena perdere del tempo a guardare. Fatemi sapere la vostra, sono sinceramente curioso di leggere i commenti che lascerete qua sotto, se ce ne saranno. È strano essere tornati a parlare davanti a una fotocamera, sono terribilmente impacciato, credo si noti, anche perché sì, non succedeva da un bel po', però per certi versi sono proprio contento di essere riuscito a farlo di nuovo. Quindi grazie mille ancora per essere qui, non è scontato affatto, e noi ci vediamo a presto con un nuovo video, che non so quando sarà, ma sono sicuro arriverà. Ciao!